La campagna elettorale è attualmente in corso. Su quale strumento di comunicazione è basata principalmente? Internet oppure materiale pubblicitario cartaceo oppure eventi ed incontri con i cittadini? Essendo una lista civica e quindi come lista civica noi ci autotassiamo, non abbiamo un potenziale economico che ci permette di fare troppo. Quindi abbiamo iniziato 2 anni fa con il contatto diretto con la città, con i banchetti. Quello che ci rimane è semplicemente continuare con questo tipo di contatto e basta. Allora, la lista, l'altra voghera sinistra, non è un partito, è una lista che fa riferimento al progetto nato l'anno scorso in occasione delle elezioni europee con l'altra Europa con Tsipras. Quindi diciamo ha una base elettorale molto ampia e molto variegata che sta politicamente a sinistra. Noi diciamo così siamo persone che non hanno strumenti, mezzi di comunicazione importanti, ci basiamo sostanzialmente sulla comunicazione personale. Ci siamo fatti una bella colletta fra di noi, abbiamo stampato una brochure cartacea che è il nostro veicolo di messaggio più importante, perché ci serve per parlare direttamente con le persone con il sistema più tradizionale che si conosca, che è quello del porta a porta. Dopodiché, vabbè, insomma, abbiamo anche qualche modo, diciamo, un po' più attuale, che è quello della comunicazione attraverso l'email, attraverso l'internet. Abbiamo una nostra pagina Facebook, che però sostanzialmente utilizziamo per comunicare gli appuntamenti e i messaggi principali. Insomma, il vero veicolo di comunicazione è la brochure e il contatto diretto con gli elettori. Allora, diciamo che è un mix. Ormai il web è alla portata di tutti e io sfrutto molto il web. Diciamo che il materiale cartaceo rispetto alle campagne elettorali che io ho vissuto sono ridotte almeno del 50-60%. Incontri pubblici, certo. Io tutte le mattine della domenica dei festivi incontro i cittadini presso il mio point, il mio comitato elettorale, offriremo e stiamo offrendo un caffè, una brioche, anche se qualcuno ha ritenuto banale offrire un caffè e una brioche, ma un caffè e una brioche significa chiacchierare alcuni minuti e acquisire informazioni che magari sono sconosciute a chi vi sta parlando. Sono i tre canali, il rapporto uno a uno o uno a pochi, come si dice, quindi l'intermediazione fisica, il contatto con le persone, che resta il canale fondamentale di rapporto con i vogheresi, quindi il presidio del territorio dove passa la comunicazione politica. Il canale internet ovviamente non può essere dimenticato, sappiamo che il 98% delle gente, dei giovani al di sotto dei 25 anni utilizza questo strumento, e i media come quello che stiamo utilizzando adesso, perché sono indispensabili. Ma ci sono tutta questa gamma di proposte. Naturalmente il Movimento 5 Stelle lavora molto tramite internet, e quindi noi abbiamo sia ho un sito mio personale come sindaco, come candidato sindaco, ma ci sono anche, cioè sono due siti del Movimento 5 Stelle che vengono locali, ovviamente Voghera, che è molto seguito. Ci siamo anche avvalsi di pubblicità come volantini, dépliant, perché ovviamente è necessaria una diffusione, tra l'altro lo facciamo in prima persona, noi non ci avvaliamo assolutamente di agenzie, perché il nostro movimento si finanzia la campagna elettorale con le proprie risorse, che non sono ovviamente illimitate, anzi sono scarsissime, quindi facciamo assolutamente l'indispensabile. Abbiamo anche fatto una campagna con i manifesti, alcune limitate alla mia persona per presentare alla città appunto la novità di questo candidato per questa elezione del Movimento 5 Stelle, ma poi abbiamo già fatto anche una
campagna che ha riscosso, tra l'altro abbiamo ricevuto veramente moltissimi complimenti quando abbiamo tra il 10 e il 20 aprile pubblicato il manifesto con i volti dei nostri candidati consiglieri. Mi è piaciuto moltissimo, proprio ha avuto un grosso impatto questa nostra iniziativa. Poi naturalmente ci sono anche tutte le attività legate appunto ad eventi. Abbiamo già presentato alcuni capitoli del nostro programma, proprio quindi eventi monotematici. A proposito di contatto diretto con i cittadini, il suo ritiene che sia un partito predisposto all'ascolto? Sì, è l'unico nostro strumento che abbiamo. Sì, sì. Sì, sì, sostanzialmente la fatica, il lavoro, il tempo che più dedichiamo nella distribuzione delle brochure che facciamo porta a porta è quella di ascoltare. Veramente ci sono tantissime persone che un po' per desiderio di capire, perché la confusione, la carta, i messaggi, gli strombazzamenti fanno molta confusione, e quindi per un elettore trovarsi di fronte un candidato e potergli chiedere: ma voi chi siete, ma che differenza c'è fra voi e gli altri, è veramente un aiuto importante per la scelta, e ci accorgiamo che hanno anche molte cose da dirci e da suggerirci. Quindi allora diciamo che il Partito Liberale è un partito storico, con una storia veramente incredibile, che io ho vissuto con il Partito Liberale già dal 1972, mi sono sempre rimasto affezionato a questo partito e mi ha dato l'opportunità di conoscere grandi uomini, alcuni miei maestri, uno in particolar modo è mancato di recente, Renato Altissimo, ha scritto un bel libro che invito tutti a leggere, L'inganno di Tangentopoli. Cosa dire? Non sono di quelli che si lascia abbindolare come qualcuno ha cercato di fare. Non faccio marcia indietro e la mia faccia deve essere quella che i cittadini hanno conosciuto, per chi mi conosceva prima, chi non mi conosce credo di poter incontrarli e farmi conoscere. Sono sul web, cercatemi, leggetemi, incontratemi, io sono a vostra completa disposizione, dal lunedì mattina alla domenica sera. Sì, molto, abbiamo ascoltato tutti, abbiamo ascoltato la risposta di 700 cittadini che hanno letto i nostri 6.000 questionari, ascoltiamo nei quartieri, ascoltiamo nella nostra sede. L'ascolto è un elemento fondamentale per capire la domanda politica e rispondere poi in maniera adeguata. Assolutamente predisposto, tra l'altro noi non abbiamo iniziato adesso ad ascoltare i cittadini come vedo hanno fatto altri candidati sindaci che si sono mossi soltanto di recente proponendo dei questionari. Noi lo facciamo da sempre, già 5 anni fa avevamo iniziato, noi abbiamo fatto tanti banchetti, tante riunioni nei quartieri, quindi noi abbiamo già ascoltato attentamente la città. Naturalmente siamo sempre in ascolto e continueremo a farlo, perché ribadisco, la trasparenza è il nostro primo codice, elemento di comportamento. Durante questi incontri di cui ci ha parlato, cosa le chiedono più spesso i cittadini? Ci chiedono che possa cambiare l'uomo politico. Questa è la cosa veramente che vogliono. Allora, quello che ci chiedono è un comune efficiente, perché molti dicono: ma io ho dei problemi per la casa, io ho dei problemi per la bolletta, ma non ci chiedono avere un sostegno, ci chiedono di avere la possibilità di un lavoro, di avere la possibilità di vivere a Voghera in modo sereno. Gli anziani hanno bisogno di incontrarsi, i disoccupati hanno bisogno di lavorare, i pendolari hanno bisogno di mezzi di trasporto pubblico. Lei immagini soltanto che la città di Voghera sia servita da mezzi di trasporto che percorrono ogni pochi minuti tutte le vie della città. Ma sa quante macchine potremmo
noi singolarmente risparmiarci. Quando si parla di piste ciclabili, di percorsi pedonali, sembra di parlare di lussi, ma veramente se ci fossero queste possibilità, questi accessi facilitati ai luoghi, alle scuole, ai luoghi di lavoro, sarebbe un risparmio importante anche per le famiglie. Quindi quello che ci chiedono, guardi, veramente serenità, lavoro, tranquillità, sicurezza di tipo sociale, di poter vivere tranquillamente. Beh, i cittadini chiedono lavoro. Poco fa è uscita una signora nel mio point, una pendolare, lavora a Milano, ha chiesto di trasferirsi perché lavora in un ente pubblico con gli esodi che ci sono stati. Sono 5 anni che non riesce ad avvicinarsi ed ha 2 figli, uno di 13 anni e uno di 15 anni, i quali sono molto, diciamo, lontani dai genitori. Questo è un problema sentito da tutti. Oltretutto un altro problema sono la sicurezza. La sicurezza è fondamentale. Noi non risolviamo la sicurezza solo, come qualcuno dice, installeremo nuove telecamere. Noi risolveremo la sicurezza stando sul territorio. Purtroppo sul territorio, visto le ristrettezze governative, anche le stesse altre forze dell'ordine, polizia, carabinieri e quant'altro, ormai si vedono sempre meno perché mancano le risorse. E su questo voglio dare un'informazione a chi mi ascolta e a chi mi vede. Noi abbiamo un tribunale che è stato chiuso per un sistema riorganizzativo giudiziario e io sono in quel progetto di cui vi dicevo, sono in grado di realizzare l'unificazione di tutte le forze dell'ordine, dei carabinieri, della polizia municipale, di quelle strutture dove oggi comunque noi paghiamo le tasse per poter pagare i loro affitti. Quello è un bene del comune dove nessuno dovrà pagare le tasse e con quei soldi che noi risparmiamo sotto quel tipo di capitolo, voglio investirlo invece nelle famiglie più bisognose e dare l'opportunità di riempire le case sia dell'Aller che del Comune. Mi chiedono la lealtà, mi chiedono la trasparenza, mi chiedono di cambiare aria a Palazzo Brunera. Ma guardi, i temi sono il lavoro e la sicurezza. Tra l'altro, a proposito della sicurezza, perché del lavoro ho già detto prima, noi abbiamo anche la fortuna di avere tra i nostri candidati consiglieri una persona molto esperta in questo settore e quindi questo ci ha dato la possibilità di identificare, di stabilire un programma molto preciso, innovativo, razionale, che diciamo, prevede nuove strategie di prevenzione e controlli, che verranno, diciamo, organizzati su 2 livelli. Il primo sulla polizia locale, perché non basta che ci siano così pattuglie che circolano, devono circolare in relazione a degli obiettivi precisi. A questo scopo verrà redatta una mappa della criminalità, perché è vero che aumentare le telecamere, appunto, è un elemento, ma è un elemento legato alla giustizia, perché in realtà noi vediamo l'evento criminale, ma le pattuglie intervengono solo successivamente. La telecamera permetterà esclusivamente di identificarlo e poi, appunto, consegnare alla giustizia chi l'ha commesso. Ma in realtà, invece, riorganizzare su luoghi specifici il pattugliamento è un elemento invece che è legato alla sicurezza, è un'altra cosa ed è un concetto più allargato, perché è legato, per esempio, ci sono i problemi legati ai comportamenti civili che sono completamente stati abbandonati. Mi riferisco a chi urina per strada piuttosto che bivacca, oppure magari vessa i passanti con azioni, diciamo, non dico intimidatorie, ma insomma un po' pesanti. Oppure appunto c'è anche il concetto di sicurezza percepita, le persone hanno dei modi diversi e quindi queste cose devono essere analizzate, studiate, fatte diventare un progetto
che si tramuti in azioni più organizzate. Poi l'altro aspetto invece è quello di agire sui quartieri. Noi l'abbiamo intitolato quartieri sicuri, che significa proprio rivedere tutta, anche dal punto di vista della sistemazione urbanistica e della strategia di gestione dei luoghi, in funzione appunto della sicurezza, per esempio creando zone più illuminate, togliendo appunto zone d'ombra, e intendiamo implementarlo subito già nella tutta l'area della stazione ferroviaria e tutte le zone di connessione a Piazza San Bovo. La sicurezza, sicuro, e l'economia. Questi sono i due tasti dolenti, la sicurezza e la legalità, perché sembra quasi che il cittadino sia, come dire, più vessato dalle leggi rispetto alla criminalità. Allora c'è questo problema. Bisogna dare al cittadino la sensazione che è seguita la sicurezza ed è protetto dalle istituzioni. Questo chiaramente non spetta a me, ma farò in modo che, se sarò eletto, farò in modo che i vertici delle forze dell'ordine si trovino periodicamente e, invece di rilasciare dichiarazioni così a vuoto, si organizzassero per fare qualcosa di concreto per i cittadini. Cioè.